Venite al centro, Felipe. Felipe, ci hai messo un po' per fare questo gol che però insomma onestamente è per cominciare. No, sì, è tanto tempo che non segnavo, mancava tanto, però non ero preoccupato per niente per gol, ero preoccupato di aiutare la Lazio, certo che noi lì davanti lavoriamo per segnare, per fare assi, per aiutare la squadra, ma se la squadra sta funzionando è quello che è più bello da quando c'è la Lazio. Il gol? Penso che sì, però ho fatto quello che mi piace tanto, ma l'importante è segnare indipendente sia il vero. Però un gol così viene perché stai bene anche fisicamente, mentalmente, non nasce per caso un'azione così. No, sì, dobbiamo stare dentro la partita, essere più continui, ogni pallone poi nascere una cosa del genere, o se è bello, se stai attento lì per prendere una palla, fare un gol pure semplice. Quello è la testa, sta tranquillo, sono felice. Felipe, ti piace questo? Non è complicato, ma era più facile giocare con Cuoso o più facile giocare con Cuoso? Sono giocatori diversi, ma hanno una velocità incredibile nei 15 metri lì, possiamo fare scorrere la palla a loro davanti che si riescono a arrivare, fanno un movimento un po' simile, però sono due giocatori diversi, tutti e due sono troppo forti. Ti senti responsabilizzato dopo magari qualche anno a cercare continuità, adesso ti senti anche un leader proprio della squadra? No, certo, qui siamo una squadra giovane, ma tutti mi danno fiducia di portare pure la squadra, quello è importante per me, mi sento importante nella squadra e continuiamo così, tutti facendo bene, concentrati su ogni palla, possiamo fare davvero bene. Felipe, se continuate così, dove può arrivare la Lazio a fine campionato? Dobbiamo continuare a pensare ogni partita, non possiamo pensare che una vittoria e basta, dobbiamo pensare già da domani alla prossima e di vincere ogni partita con chiunque. Possiamo giocare con chiunque e quello è importante, piedi per terra e lavoro. Senti, ma anche la Champions, cioè, potete ripetere secondo te la prima stagione di Pioli qui alla Lazio, il terzo posto in classifica, è possibile? Sì, stiamo, tutto è possibile, pure nel calcio tutto è possibile. La squadra che abbiamo, giovani, con disposizione, una squadra che poi tanto gli ogni allenamento, dobbiamo continuare così, piedi per terra e troppo lavoro forte e pensiamo ogni partita che possiamo raggiungere. Sì. Questa Lazio giovane ti piace, ti ha sorpreso anche un po', a un certo punto solo Radu e Marchetti praticamente erano gli ultra-trentenni. No, nel calcio ci sta, giocatori giovani ma che hanno pure responsabilità già da quando erano più piccoli, quelli è importante avere la testa, ascoltare più grande, che loro stanno sempre parlando con noi per stare concentrati sul lavoro, imparare tanto con loro, quello è importante, giocano qui, hanno una testa buona, quello sta facendo la differenza. Senti, il segreto di questa Lazio è l'allenatore, il mister? No, c'è tutto un gruppo che sta sendo importante, ogni compagno, l'allegria, ogni allenamento, quello è importante. Certo che il mister sta facendo la differenza perché ogni minuto di allenamento strilla, chiama, fai stare attento lì, quello è importante, non puoi mai devi sempre avere il piede per terra, pure in allenamento, sapere che pure se hai vinto devi lavorare più forte perché la prossima è ancora più dura, devi sai fare bene. Senti, anche Peruzzi gli ha dato. Certo, Peruzzi, come me parlo spesso, siamo lì, sta sempre lì con noi, ti aiuta tanto per il gioco. Senti, ma rispetto all'anno scorso cosa è cambiato maggiormente? Perché hai parlato di un gruppo unito, di uno spogliatoio unito. Cosa c'è di diverso rispetto alla passata stagione? No, pure l'anno scorso eravamo uniti. Questo dico la differenza perché hanno giocatori nuovi, sono inseriti bene, hanno fatto già subito un gruppo così forte. L'anno scorso pure, però l'anno scorso abbiamo perso il nostro obiettivo all'inizio stagione, siamo complicati un po' e è andata male. Senti, oggi hai segnato il primo gol, a quante reti vuoi arrivare a fine campionato, se hai un obiettivo? No, io voglio essere continuo e che la squadra vinca e io possa giocare, aiutare la Lazio e pure se non segno più e la Lazio vince, sono felice. Grazie. Prego.